Beppe Spritz Sala proprio non ne azzecca una. Il sindaco di Milano se la prende persino con lo smart working, il telelavoro, affermando: basta smart working, torniamo a lavorare. Ma sentite un po'. Io sono molto contento del fatto che questo lockdown ci abbia insegnato lo smart working e ne ho fatto ampio uso in comune, ma ora è il momento di tornare a lavorare, riflettiamoci. A mio giudizio, oggi è il momento di tornare a lavorare. Francamente, tutte le categorie economiche si chiedono che cosa abbia fatto Sala in questi mesi, da febbraio fino ad oggi. Tanti video di supercazzole, ma nulla per la città. Albergatori, baristi, commercianti, esercenti, tutti disperati, ma insomma, diciamocelo pure, totale silenzio, sembra il deserto a Palazzo Marino, che è ancora chiuso e da 3 mesi non tiene più un consiglio comunale dal vivo. Ma come Beppi non eri così aperto? Evoluto smart e invece ti sei rivelato per quello che sei. Persino i dipendenti comunali sono stati invitati a lavorare in smart working. Ma allora, perché l'hai fatto? Gli unici che hai costretto a rimanere a casa, peraltro, sono stati i vigili che avrebbero dovuto invece controllare che tutti rispettassero le regole. Ma complimenti. Lo smart working nella fase 2 è molto importante perché può permettere di fare un passo avanti per molte famiglie, risolvendo le difficoltà sia delle madri che dei papà che, non dovendo più spostarsi, magari riescono a gestire molto meglio i tempi della famiglia e avere più disponibilità per la gestione della casa. Insomma, avrei potuto mettere la foto di Beppe Sala qui, ma ho preferito quella dello Spritz perché forse anche questa volta si è ceduto un po'. In più, lancio un attacco a Regione Lombardia, ancora una volta ad Attilio Fontana. Ma basta tornare un po' indietro nel tempo per ricordarsi che, oltre al famoso Spritz sui Navigli, tenuto col Partito Democratico persino con Zingaretti, abbiamo visto la pessima gestione con assembramenti nelle metropolitane, in alcune zone della Movida e vari problemi in città. Ora, se ci fosse stato Beppe Sala a dover gestire oltre 70.000 casi di Covid-19, come ha dovuto fare Regione Lombardia, probabilmente la soluzione che avrebbero dato sarebbe stata questa. Tanti auguri e al massimo fatevi un bell'aperitivo. Ciao.